Bentornate, nuovo video. Allora, oggi secondo shampoo, tra virgolette, con il metodo. Quindi oggi seconda routine, che ovviamente è cambiata, è diversa. Allora, se nel primo step si faceva il final wash per eliminare tutti i siliconi e le schifezze varie accumulate negli anni sui capelli, apro una parentesi sul video precedente. Ovviamente io ho fatto un solo final wash perché, da come abbiamo visto, io praticamente utilizzavo quasi tutti i prodotti approvati dal metodo senza neanche saperlo, e l'unica cosa, diciamo le uniche due cosette che utilizzavo sbagliate, lo shampoo e qualche altra cosa, e qualcosa di styling che però non utilizzavo da tantissimo tempo, quindi i miei capelli erano praticamente già quasi puliti. Di conseguenza io ho fatto un solo final wash, voi dovete rendervi conto da sole come bene o male da quanto tempo i vostri capelli subivano aggressioni di prodotti non adatti. Ma veniamo al secondo passaggio. Allora, il secondo passaggio del Curly Girl Method prevede uno shampoo fatto con un balsamo, quindi non un balsamo come tanti, ma un balsamo specifico per questo tipo di shampoo, ovvero un co-wash. In pratica è un balsamo che però contiene al suo interno degli agenti comunque lavanti, non così forti come quelli degli shampoo, ma comunque degli agenti lavanti. E quindi io oggi vi faccio vedere tutta la routine e dopo vi dico come mi vedo. Anzi, ve lo dico subito, non sono estremamente soddisfatta perché ho già iniziato a notare nell'asciugatura che c'era un po' di crespo. Dopo un paio d'orette dallo shampoo il crespo iniziava, cioè, una volta asciugati li vedevo non così definiti come al solito e un po' crespini, avevo già tutta la nuvoletta qui sopra. Dopo un paio d'orette ancora più crespi, poi sono andata a dormire e questo è il risultato. Come potete vedere c'è tutta una zona di nuvoletta di crespume. Ora però c'è anche da dire che io ho utilizzato un nuovo prodotto per lo styling che mi piace da morire, ma devo trovarci la combo perfetta. Quindi spero di trovarci la combo perfetta perché è un prodotto che sto adorando anche solo per l'odore. Cioè, io stanotte mi sono svegliata in questa nuvola di profumo, vabbè, ve ne parlo dopo. Ma quindi vi... Ora non so se è effettivamente perché la prima volta che io facevo un co-wash, se perché io ho utilizzato un prodotto, un balsamo non proprio specifico per il co-wash, o perché comunque i miei capelli hanno avuto questo cambiamento di styling, cambiamento di abitudine, cambiamento di tipo di lavaggio, perché ho lavato solo con un balsamo. E quindi vediamo più avanti, vediamo il prossimo shampoo, perché il prossimo, io faccio uno shampoo a settimana come sapete, quindi il prossimo prevede un low poo, quindi uno shampoo vero e proprio ma delicato. Quindi vediamo il prossimo shampoo e comunque voglio continuare a sperimentare questo prodotto e vi dico i prodotti che ho utilizzato per lo shampoo di oggi. Eccomi, avevo dimenticato di prendere un prodotto, perché non so se anche l'altra volta ve lo dissi, io faccio sempre un impacco pre-shampoo. L'altra volta feci un impacco con l'olio di ricino mischiato con l'olio d'argan e l'olio di cocco. Mi sembra che forse non ve l'ho detto. Comunque, questa volta, dovendo fare... non solo ho finito gli oli, ho già ricomprato un nuovo prodotto fantastico di cui ho sentito parlare benissimo, vi farò uno spacchettamento a breve, quindi vi farò sapere. Ma nel frattempo, questo è il periodo in cui io mi dedico all'Olaplex. Quindi, primo trattamento che ho fatto pre-shampoo. Allora, io ho utilizzato l'Olaplex, il numero 3. Come ben sapete, io adoro questo prodotto. L'Olaplex praticamente va a ricostruire tutta la fibra del capello rovinata dalle varie schiariture. Io, insomma, quest'anno ho fatto dei grossi danni, quindi sto cercando di recuperare fra tagliare, ho già tagliato parecchio, ma devo tagliare ancora, e cure. Quindi ho tenuto l'Olaplex esattamente un'ora e mezza e poi sono andata di shampoo. Come shampoo, appunto, oggi era giorno di co-wash, quindi niente shampoo, ho utilizzato un balsamo. Questo balsamo, Splendor, al cocco.
Allora, ragazzi, di questo balsamo io ne ho sentito parlare per anni, non ho mai preso, non ho mai acquistato, l'ho sempre snobbato, un po' perché utilizzavo altri balsami, un po' perché io sono sempre stata presa dalla Garnier, io ho sempre amato i prodotti Garnier, i prodotti Sunsilk, perché mi facevo prendere tantissimo dal packaging, comunque, e dalla pubblicità. Sono una vittima del consumismo moderno e anche passato. Comunque, ho sentito tantissimo parlare di questo balsamo e quindi mi sono decisa ad acquistarlo. Ovviamente questo non è nickel tested. Ah, a proposito, questo ovviamente è approvato dal metodo, non è nickel tested. Questo è approvato dal metodo e non è nickel tested. Per le ragazze allergiche al nickel che mi seguono, come me del resto. Comunque, che dirvi? Allora, questo balsamo costa 1 euro, a volte l'ho trovato anche a 95 centesimi. Tantissime lo amano. Io voglio dargli un'altra possibilità, sicuramente tante altre perché lo devo finire assolutamente, cioè qua non si butta via niente. Quindi, e comunque per il co-wash ce ne vuole parecchio, di conseguenza, insomma, pensate che io ho fatto un co-wash ed è già qui. Quindi, insomma, che ci farò? Altri 3 shampoo. Vabbè, comunque lo voglio provare come balsamo anche, normale balsamo, quindi lo proverò anche il prossimo shampoo. Però non ho utilizzato come co-wash, ma ho utilizzato come balsamo. Voglio fare un tentativo, vi spiego perché. Questo balsamo non mi è piaciuto particolarmente come co-wash o come eventualmente balsamo normale, perché i miei capelli erano, li sentivo molto molto asciutti, molto secchi. Cioè, se io avessi dovuto pettinarli con questo, io non so come avrei fatto. Dite voi, allora, perché lo vuoi provare come balsamo se già sai che non ti convince? Lo voglio provare come balsamo perché può darsi che utilizzato dopo lo shampoo e dopo la maschera, lui, perché sapete che io faccio shampoo, maschera e balsamo finale, può darsi che utilizzato come finale di dopo uno shampoo e una maschera invece faccia il suo lavoro. In ogni caso, settimana prossima vi farò sapere, perché ho intenzione di usarlo come balsamo. Comunque, che dire? Co-wash. Allora, il co-wash è in questo caso fatto con un balsamo che tutti dicono può andare bene, ma non è proprio specifico come co-wash, perché ovviamente non è fatto per... Ho fatto il mio massaggio per 5 minuti su tutta la cute, quindi effettivamente ho lavato, ad un certo punto ho iniziato anche a fare un po' di schiumetta, quindi dà quell'idea, però non è preciso per il suo scopo, cioè non è un co-wash, ma tutte lo usano e ho voluto provare. E poi costava 1 euro, insomma. Poi erano anni che volevo provare questo famoso Splendor al cocco. Tra l'altro ho acquistato, ragazzi, ho fatto una marea di acquisti. Devo fare un video acquisti di prodotti per il Corriger Method da supermercato. Fatemi sapere se volete un video. Anche se penso che talmente tanti acquisti che ho fatto dovrò dividerlo in 2-3 video. Comunque, lasciatemi qui sotto nei commenti, fatemi sapere. A proposito, ma siete iscritti al mio canale? Come sempre vi dico di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritte e di cliccare sulla campanellina per essere aggiornate per ogni nuovo pubblicamento, anzi no, per ogni nuovo caricamento di video. Andiamo a noi. Allora, dopo lo shampoo, quindi dopo il co-wash, io procedo sempre come secondo step, qualunque cosa faccio, ad una maschera. E siccome settimana scorsa ho fatto una maschera idratante, per bilanciare ho fatto una maschera nutriente ed ho utilizzato la maschera della Omea. Eccola qui, sì, la maschera della Omea all'aloe vera. Questa maschera io ho sempre saputo che, dati gli ingredienti, fosse nutriente, e quindi, siccome ne ho ancora altre 2 da consumare, perché ho fatto grande scorta in quarantena, l'ho utilizzata. Su questa ovviamente non vi dico niente, perché voi sapete quanto io ami questo prodotto, questo è un must have di sempre e rimarrà un must have di sempre, cioè ad oggi è ancora la mia maschera preferita. Quindi ho fatto la maschera e l'ho tenuta mezz'ora, no, l'ho tenuta quarto d'ora circa, 20, no, l'ho tenuta mezz'ora. Dopo la maschera ho utilizzato il balsamo, quindi il mio balsamo preferito di sempre è il balsamo della Omea alla macadamia, eccola qua. Quindi ho messo il balsamo e niente, il balsamo un tempo normale, cioè il tempo che districhi i capelli e via, e sciacqui. Allora, poi, accessori. Come accessori per districare i capelli, sapete che io utilizzo il pettine di legno, utilizzo questo che è della Tech,
eccolo qua. Quindi a capelli bagnati col balsamo ho districato con questo. E il mio secondo shampoo, ovvero il mio secondo trattamento, quindi il co-wash, è terminato. Poi asciugatura, allora come asciugatura, come fondo io utilizzo il Parlux, se lo trovo ve lo metto nel link qui sotto che rimanda alla mia vetrina Amazon. E spazzola che utilizzo per lo styling, ho utilizzato la Demman, come sempre anche questo. Tutto quello che io riesco a trovare su Amazon o che ho comprato su Amazon ve lo linko sempre qui sotto, metto un unico link che vi riporta alle varie sezioni. E quindi ho utilizzato la Demman come utilizzo sempre. Ma vi ripeto, questo styling non ci è piaciuto. Passiamo ai prodotti che ho utilizzato per lo styling. Quindi il prodotto nuovo che sto amando anche solo per il profumo, ragazzi, è questo della Garnier Fructis. Anche questo ovviamente tutto approvato per il metodo e non è nickel tested. E, allora, è una crema senza risciacquo, quindi è un leave-in che tu puoi mettere questa e poi dopo passi a mettere il gel e la spuma, oppure il gel e la tua crema, oppure la crema, no, il gel invertito, oppure insomma tutto quello che tu solitamente fai per il tuo styling. Ho voluto fare un tentativo, quindi ho messo una vagonata di questo, infatti guardate, c'è già un dito in meno. Ho messo tantissimo di questo prodotto che ho amato da subito, la consistenza è acquoso, liquidoso, è bellissimo. Suona anche il telefono. E hanno risposto. Il profumo è pazzesco, vi dico, io l'ho messo ieri, ce l'ho ancora oggi, cioè io mi muovo e sento questo alone di profumo che è fantastico. E ne ho messo tantissimo e stesso mentre lo mettevo mi rendevo conto che lo adoravo, perché era proprio come sentire i capelli assorbire acqua e gel. Non so come spiegarvi, è da provare secondo me, altrimenti non si può capire, non si può descrivere. Subito dopo ho messo la mia crema Giada, Nickel Tested, approvata per il metodo. Questa è a metà, sto cercando disperatamente di finirla perché ce l'ho da tanto tempo aperta e quindi è da consumare. Perché il pao non mi ricordo se è 12 mesi, non ricordo, comunque è da consumare. Quindi a metà userò questa. Questa me la vedrete per i prossimi tantissimi video sui capelli, perché finché non la finisco non posso, non voglio provarne altri, perché assolutamente questa è da terminare, perché è un peccato proprio sprecarla. E quindi, che dire, risultato finale di, io non so se è stato dato dal co-wash o se è stato dato da... Si era spenta la videocamera, non so perché, sono tornata. Allora, un video molto sconclusionato, mi sono spiegata malissimo. Comunque, in ogni caso, considerazione finale sul secondo metodo, cioè sul secondo giorno di metodo, inteso come secondo shampoo, quindi seconda settimana, ecco, considerazione finale sulla mia seconda settimana di metodo. Allora, ragazze, che dirvi? C'è un estremo crespume, non c'è definizione, ma i capelli sono morbidi, sono di un morbido forse mai visto, sono profumatissimi e questo è dato dai prodotti, ma con lo styling non ci siamo. Non sono in grado di dirvi se tutto questo crespume è stato causato dal balsamo, quindi dal non lavare i capelli con uno shampoo, o se è stato causato dal non credo di essere in transizione, perché vi ripeto, oramai erano pochissimi i prodotti che utilizzavo, quindi l'ho fatti fuori, voglio anche essere in transizione, quindi i capelli si devono abituare, ma non so, oppure se è stato dato da solamente un leave-in leggerissimo e la crema, e quindi risentono di un qualcosa di più strong, di un gel più strong per la definizione. Comunque, detto questo, io non li ho, come vi ho detto, non li ho sistemati prima di fare il video perché volevo che vedeste una recensione, una seconda settimana di metodo estremamente veritiera. Adesso cerco di risistemare la situazione e niente, e quindi non vedo l'ora che passi l'ennesima settimana per fare il terzo step del metodo, che sarà il Lupu, quindi uno shampoo leggero. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like di supporto, lasciatemi un commento, fatemi sapere se anche voi seguite il metodo, fatemi sapere, soprattutto voglio sapere come utilizzate questo prodotto, se lo utilizzate, e fatemi sapere se anche voi avete avuto di questi piccoli disastri di styling
causati dal balsamo, o cioè dal lavaggio col balsamo, o se causati da cambio styling. Un'altra cosa che volevo chiedere, assolutamente fatemi sapere se voi avete utilizzato questo balsamo e come vi trovate, se l'avete utilizzato come co-wash o se l'avete, ripeto, non è proprio specifico per il co-wash, però per chi vuole provare può tentare, perché in tantissime le usano e si trovano bene, o se l'avete utilizzato o l'ho utilizzato come normale balsamo e se districa come a me non ha districato, ma lo riproverò. E l'ultima cosa che vi chiedo di farmi sapere è se utilizzate l'Olaplex. E basta ragazze, questo è tutto, questo è il video di oggi, spero di avervi tenuto compagnia per quel quarto d'ora circa solito, anche spesso di più, e niente, come sempre, mille baci baci e buon riccio a tutte!